a Scanno. Oggi è il penultimo giorno di gare per quanto riguarda il trofeo nazionale Formula Wisp e sulla pista in legno di questo palazzetto si stanno sfidando le ragazze dell'F4. Guardiamo queste immagini di questa ragazza quasi al termine della sua esibizione. Sono elegantissime queste ragazze, con la musica che le accompagna, l'eleganza, le difficoltà, lo stile. Vediamo la preparazione ed eccolo, proprio qui hai una piccola indecisione. E oggi qui con noi c'è anche di nuovo Raffaele Nacarlo, che ci ha raggiunto di nuovo, il responsabile del settore pattinaggio. Lascio la parola a lui sul termine di questa esibizione per avere un bilancio di questa giornata. Buongiorno a tutti. Come diceva Carlotta, adesso è terminato intanto il disco di un atleta. Come diceva Carlotta, che voglio ringraziare personalmente perché questi giorni ha seguito con grande attenzione tutti i nostri collegamenti, oltre che aver organizzato in maniera eccezionale tutta la parte, diciamo, logistica della manifestazione. Siamo, come diceva Carlotta, giunti al penultimo giorno di questo trofeo Formula Wisp, che abbiamo l'orgoglio di aver inventato noi come Wisp, un tipo di specialità meno agonistica, ma alla portata di tutti gli atleti che, insomma, si vogliono cimentare nel nostro sport. Sono stati 15 giorni di intenso lavoro, ma di grandi soddisfazioni. 1500 atleti sono venuti qui da tutte le parti d'Italia, 7000 presenze qui in comune di Scanno, che abbiamo il piacere anche, credo che oltre a essere sport dobbiamo essere anche portatori di conoscenze di luoghi bellissimi e anche aiutare queste località magari meno visitate turisticamente, ma di grande spessore culturale e di bellezze naturali. Quindi diciamo che il nostro bilancio è estremamente positivo. È stata una delle più belle manifestazioni che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni. Vi ringrazio tutti per averci seguito e arrivederci al prossimo anno, che probabilmente torneremo ancora qui a Scanno. Grazie Raffaele e un arrivederci anche da noi con la pista in questo momento vuota in attesa delle premiazioni.